Eccoci al consueto appuntamento di prodotti terminati del periodo di agosto. Naturalmente non ho con me tutti i prodotti che ho terminato perché alcuni li ho lasciati in Puglia o a Sorrento, però comunque la busta, questa è la nuova busta dei terminati, è abbastanza pienotta, quindi vediamo un poco cosa ne esce. Allora, prima di tutto ho terminato i panetti della Human and Kind, sicuramente li andrò a ricomprare. Non ve ne parlo perché ne ho parlato più e più volte, li ho elogiati più e più volte perché mi ci trovo davvero benissimo. Quindi questi si trovano da Sephora e li utilizzo per struccare il viso e sicuramente ne comprerò altri. Poi, maschera viso, ho terminato due maschere, queste qua della Tony Moly, una all'aloe e una al pomodoro, una gocciola ancora, vabbè ce lo spalmiamo perché fa solo che bene, e mi sono trovata bene tutte e due, sono molto idratanti e mi piace anche la forma del viso del tessuto della maschera, è molto avvolgente e copre bene. In più appunto c'è questo siero che rimane all'interno e che io dopo mi cospargo sul viso e sul collo, quindi mi sono piaciute molto. Anche queste, se non sbaglio, le ho comprate all'OVS, una cosa del genere. Quindi anche promossissime come maschere viso. Io continuo a spalmarmi il siero. Allora, poi vediamo che cosa c'è qui. Ho terminato queste, diciamo questi fazzolettini che uso tantissimo in estate per diciamo trattenere il sebo, quindi utilissimi quando si è per strada e si diventa un po' lucide. Io passo queste salviettine che ho sempre con me, che hanno al di sopra un po' di cipria e aiutano tantissimo a far rientrare diciamo il lucido nella zona T soprattutto. Io queste le ho comprate da Kiko, non mi ricordo quanto le ho pagate, ma mi ci sono trovata molto bene. Poi, io di solito non vi faccio vedere i bagnoschiuma, però questo merita ed è il buon bagnolatte latte zucchero. Allora, già il pack è qualcosa di fenomenale, devo dire. Io infatti lo volevo mettere nel bagno perché è bellissimo, purtroppo si è insozzato tutto ed è della Tuscany Farm, questo me lo mandarono tempo fa. È molto denso, gelatinoso e ha un odore, ragazze, di zucchero filato che vi fa girare la testa. È bellissimo. Ci ho messo un bel po' per terminarlo, anche perché dopo un poco stanca, quindi io staccavo un poco e poi lo riprendevo. Ma ogni volta che lo riprendevo ero in paradiso, avevo voglia di zucchero filato a morire. Troppo, troppo bello, veramente. Straconsigliato, ci sono vari gusti, ho visto sul sito, penso che ne acquisterò un altro perché è veramente bello. Poi ho finito queste salvettine della Tiger, carine, niente da dire, l'inci non è un buon inci, però neanche diciamo è il male. Io non le uso per struccarmi, le ho usate poche volte per struccarmi in caso di emergenza, più che altro le utilizzo per levare gli swatches dalle mani. Buona qualità, rapporto qualità-prezzo, quindi penso che le riacquisterò. Ho terminato uno dei miei deodoranti preferiti della Dove, questo qui, il Go Fresh al cetriolo e al tè verde. Io purtroppo non mi trovo quasi mai bene con i deodoranti che non siano bio e con i Dove mi trovo benissimo, qualsiasi sia la profumazione, sono per me sempre, sempre i migliori. Infatti ho provato tutte le profumazioni in gamma.
Peschiamo. Allora, ho finito uno di due dopo sole, perché ne ho un altro che sta finendo, della Natures, emulsione dopo sole idratante viso corpo che vi ho fatto vedere nel video dei preferiti per l'estate, i top degli indispensabili per l'estate. È fantastico, veramente fantastico, ragazze. Io non mi sono mai spellata. Se per esempio il mio ragazzo e il fratello avevano un accenno di spellatura, bastava mettere questa gel crema, questa emulsione, e non si spellavano. Per essere dei maschi, sapete, non amano in generale mettersi le creme, almeno loro. È stato per loro, non lo so, me la chiedeva un giorno sì e l'altro pure dopo il mare. Veramente fantastica questa crema, super promossa per l'ennesima volta, e penso che sarà la crema anche dell'estate prossima, perché veramente mi ci trovo troppo bene, rinfrescante, lenitiva, ha mille qualità, un profumo fantastico, davvero bella. Poi ho terminato una crema viso alla vitamina C di Fitocose, che ho utilizzato per la mattina, vedete, ho scavato il fondo, molto carina, l'odore non mi piaceva molto, sapeva un po', non lo so, di erbe, sinceramente non mi ha entusiasmata a dire la ricomprerei, aveva comunque proprietà antiossidanti, soprattutto anche per la mattina mi piaceva perché non era molto pesante, quindi l'ho utilizzata con piacere, comunque un buon inci, ma non è di quelle creme che mi hanno veramente rapito il cuore, assolutamente. Quindi sì, se volete provarla, comunque contiene, per dirvi, anche la rosa, le ceramidi, tocoferolo molto alto, vabbè, gricelina, squalene, aloe, molto molto ricco l'inci, ecco, quindi un'ottima crema, però ne preferisco altre, come ad esempio quella che ho terminato a malincuore, la mia crema notte, quella, qua, non so cosa ci sia qua dentro, della Bema. È una crema da notte rassodante, ecco, vedete, cioè proprio terminata, fantastica. Cioè, questa è la crema migliore, una delle creme migliori che posso dire di aver provato, super idratante ma non pesante, di quelle creme proprio anche una pelle secca non sopporta, lasciava la pelle ma di seta, a dire poco, fantastica. Ve la faccio rivedere, perché se avete una pelle secca e cercate una crema per l'inverno, super idratante, con molte proprietà, perché comunque Bema è una marca che fa dei prodotti ottimi anche a prezzi di una fascia medio alta, ma che valgono la pena, credetemi. Questa crema assolutamente ve la straconsiglio, e trovate una recensione di questa su Instagram se volete andare a vedere quali sono le proprietà, il costo, la reperibilità, eccetera. Poi vabbè, ho terminato i dischettini della Demapack, ma vabbè, mi sembra inutile farveli vedere, quindi andiamo avanti. Poi Poi ho ho terminato, ma ho ricomprato immediatamente il mio amatissimo gel dell'Avon, quello contro i punti neri, del quale vi ho parlato già 20.000 volte e del quale non posso più fare a meno. Fantastico, veramente un prodotto bellissimo, fatto molto bene, costa poco, facilmente reperibile. Lo amo, veramente lo amo. Poi vediamo che altro c'è. Poi ho terminato questa maschera per gli occhi di Sephora, con la quale mi sono trovata, devo essere sincera, molto bene, ha idratato molto bene il mio contorno occhi secco, quindi promossa, ne comprerò altre sicuramente. Poi ho terminato questa crema, questa maschera per le labbra di Sephora, della quale già vi ho parlato in un video precedente. Vi ho detto che non mi è piaciuta, niente indispensabile, non la ricomprerò. Poi, a proposito di deodoranti,
Questo è naturale, di natura amica, all'alume di rocca, l'ho utilizzato come dicono tutti, agitandolo, per l'uso, eccetera, eccetera, ma no, su di me non funziona. Io purtroppo con i deodoranti naturali non mi ci trovo e mi dispiace tantissimo. Poi che altro ho finito? Ho finito della P2 con la quale mi sono trovata benissimo, e riparatrice fantastica, veramente guardate quanto ne è rimasta, quindi comunque per essere una base non si è gelificata subito, bellissima questa, è da ricomprare, costano pochissimo, i prodotti P2 si comprano all'OVS, bello, veramente una bella base. E poi infine ho terminato dopo tanto tempo il balsamo volumizzante, questo qua protettivo di Bioficina Toscana, con il quale mi sono trovata abbastanza bene. Dopo un poco non volumizzava più come accadeva di più all'inizio, l'odore mi piace tantissimo e non mi appesantiva i capelli, un ottimo balsamo. Per ora non lo ricomprerò perché ne voglio provare altri e comunque non è il balsamo della mia vita, però molto carino. E niente ragazze, questo poi ho finito, vabbè, questi due campioncini, ho finito questo, una crema viso, la Dottor Organic ai sali del Mar Morto, scusate, e non mi è piaciuta proprio, cioè terribile, un odore bruttissimo, tant'è che poi l'ho usata per il corpo perché non mi piaceva assolutamente. E poi il balsamo concentrato attivo di Bioficina Toscana, che non mi piace, è troppo pesante per i miei capelli, e quindi io già l'avevo full size, me lo sono portato dietro come campioncino da viaggio, ma non mi piace. E infine ho finito la mia amatissima Yankee Candle alla vaniglia, mamma mia, una delle migliori in assoluto, veramente forse la mia preferita. Purtroppo è finita, spero che, di ritrovarla, molto bella. E niente ragazze, i prodotti terminati di agosto sono appunto terminati. Questa è la mia busta vuota completamente. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, like se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao chicas!